Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato perché come Giovanni non ce ne sono. Incredibilmente c'hanno la Tiny Build, che era appunto quelli che hanno fatto Hello Neighbor. Si sono decisi a fare una sorta di Hello Neighbor 2 chiamato... Come cazzo si chiama questo gioco? Si sono dimenticati di mettere il titolo, però andiamo su New Game e vediamo. Scegliamo chi essere. Sinistra, non ho capito se è bello però dalle scritte. Mi piace come hanno descritto la persona, sotto è pieno di dettagli utili. Hello Guest si chiama, perfetto. Meno male che ce l'hanno messo qua, non nel menu perché era troppo dispendioso scriverlo. Però vabbè, non giudichiamo un gioco dal menu, questo lo dico sempre ragazzi. Quindi vediamo di cosa si tratta. Ecco come, infatti sta partendo da Dio, che è incredibile. Cioè, ma veramente, ragazzi, hanno fatto un sequel di Hello Neighbor. Pensavo fosse un gioco a sé stante. Cioè, non puoi fare un sequel, invece puoi farlo. Addirittura con due personaggi da scegliere. Cioè, incredibile sta cosa. Sono troppo eccitato, ragazzi. Che succede? Dov'è che stanno andando ste macchine? Cos'è il fango? Cos'è? C'è proprio tutta una intro. Cioè, è fatto veramente bene. È una demo, ovviamente, perché ancora non è uscito. Questa è una demo, non è uscito ancora il gioco ufficiale, ma... vedremo. Ah, è partito! Bellissimo! La partenza è stata... Do you want to leave shift? No. Stavo solo... No, volevo solo vedere cosa c'era lì dietro. È tipo Slenderman. Cioè, ma ragazzi, è bellissimo. È fatto veramente bene. Va bene, ragazzi. Allora, hello guest. I don't know how to play this game. Però posso buttare la mappa. Non promette bene entrare... Sembra un horror. Che Hello Neighbor non è un horror, è un gioco strano. C'è un tizio. Buongiorno, mi scusi. Stavo cercando... Sto cercando... Ma che è? Hai un becco al posto della faccia. Sei un corvo grosso con le braccia. Mi scusi. Senta. Ma che faccia di gatto. Non ha gli occhi questo tipo. È veramente orribile. Va bene. Vado. Mi faccio i cazzi miei, che forse è meglio. E andiamo di qua, ragazzi. Cioè, penso. Stavo cercando di capire dove siamo finiti, effettivamente. Non che la macchina non mi funzioni, ma. Santo di Dio, via, 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 via. Fuori dalle balle, che non mi piace questo posto. Via, via, via. Dovrei sentire dei passi se mi si avvicina troppo. Credo, spero, perché sennò un'ansia totale. Dove esattamente stiamo? Mi guardo più dietro che avanti perché ho paura che quello mi tiri una testata che fa male. Punge il becco, eh. È un becco di un metro, quindi un po' male mi fa. C'è una casa con un albero che si è schiantato sopra. Va bene, la porta è chiusa o delle chiavi? Posso usare le chiavi? No, ho le tette, posso usare quelle? No, neanche quelle. Requisiti soft. Che cacchio vuol dire? Oh, ecco, perfetto. Dov'è il telefono? Questo. Pronto Vodafone. Dovresti pettinarti i capelli di tanto in tanto, ok. Start the shift, check the top of the mountain. Ho appena visto il mio personaggio entrare in una casa, rispondere al telefono, fare e poi trovare una scritta che dice cerca la cima della montagna. Ok. No, perché effettivamente io se entro in un posto del genere e c'è uno al telefono a caso che mi dice guarda sopra la montagna, la prima cosa che faccio è levarmi dal cazzo. Però vabbè, facciamo quello che vuole. Non c'è niente nell'armadietto, c'è un lucchetto, però non lo posso utilizzare. Non ho capito se diversamente dal No Neighbor qua... E metticelo un Kinder cereali. Non ho capito se effettivamente, appunto, stavo dicendo se gli oggetti che trovi effettivamente, perché Hello Neighbor è fatto in modo da trovare oggetti dopo che userai per porte già trovate un'ora fa. Quindi io non so se devo fare dei giri particolari per ritrovare la chiave di sto lucchetto. In realtà non ne ho idea. Comunque in tutto ciò preferivo utilizzare l'estintore perché mi sentivo abbastanza protetto. Posso poi riprendere l'estintore? Come cacchio hai fatto? Ok, perfetto. Ok, siccome non ho capito... Stavo dicendo, siccome non ho capito come si switcha tra gli oggetti, li devo prendere in un certo ordine. Ok. Non promette bene la montagna, ma andiamo sulla montagna. Non ho capito come faccio a switchare gli oggetti se non lanciandoli. Cioè, per prendere la torcia devo lanciare l'estintore, perché sennò non so come equipaggiarla, però vabbè. Ma che oh! Chi è che tira testata le macchine? Ok. Che cazzo è la sua? Orribile. No ragazzi, via 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 via. Non mi piace stare qua. Oh! Cioè, quanti siete? Cosa portate? Oddio santo, ma che faccia hanno? No ragazzi, è la cosa più inquietante che io abbia mai visto. Mi aprite quella... Apri quella porta, va là. Che cazzo? Ma c'è una persona normale in sto gioco? Mi scusi?
Oh! Madonna, io ti seguo, pezzo di culo. Vieni qua, dove vai? Vieni qua, ti spruzzo tutto l'estintore in faccia. Oh! Ma si vaffanculo le capovecchie. Mi scusi! Mi sa che sei incazzato. No, non sei incazzato, è iniziato a correre. No. Devo andare anch'io in cima. Mi insegni come si fa? Per favore. Oh! Sei tu quello brutto. Che cazzo? Ma dove si sta? Non c'è niente lì. C'è un po' di gioco in questo bug, ragazzi. Allora, saliamo. Vediamo se riesco a salire con queste travi perfettamente a norma. Sulla metro. Cioè, quella metro, sulla funivia, quella minchia che è. Mi sembra più una metro che una funivia. No, dico metro perché nello neighbor c'era la metro dentro la casa. E sono salito di sopra. Forse da qua riesco ad arrivarci anche senza. Vedi, vedi, mamma mia. Un fenomeno. Proprio lui trova il modo di arginare l'ostacolo. Ho anche tirato la corrente. Senti la corrente. Ah, è una stufa. Figo. E mo? Ma ho alimentato qualcosa o che ne so? 90. Questo 90 che compare ogni tanto. Prima era 75 se non sbaglio. Vabbè dai, provo a passare. Vedo se riesco ad atterrare sulla metro in qualche modo. Madonna. Quale delle due scelgo? Credo questa perché è la più. Si è scaricata la torcia? No vabbè, ma che sfiga. Ma l'altra per caso funziona, questa qua? No, cioè sono due. Non funziona né questa né la. Ce la sveglia? Che è successo? Ma che è? Oh, cosa? No ragazzi, non ho capito un cazzo. Ok, non ho capito. Non fa niente, andiamo avanti. Ah, qua ci posso mettere i miei oggetti e posso anche riprenderli, figo. E in tutto questo l'estintore? L'estintore mi sa che ce l'ho nella seconda mano. No, non ce l'ho proprio, mi è sparito l'estintore. Vabbè, chi se ne frega, tanto non mi serviva niente. Le torce si sono scaricate tutte e due, tranne questa. Questa funziona, let's go. No, perché si è riavviato il livello, credo. No, perché, ve lo spiego, io pensavo fosse impossibile fare un qualcosa di più nonsense di Hello Neighbor. Mi sbagliavo. Cioè, sta cosa qua non si capisce veramente una sega di quello che sta succedendo. Oh! Minchia, che infarto! Ma ti pare? Cioè, ma come ti permetti? Ma vediamo se riesco a sorpassare. Perché secondo me, eccolo, vorrei che forse ci riesco, Sono bravissimo, sono incredibile. Non ce n'è neanche avuto. Non ce n'è. Beh, basta utilizzare la fisica, ragazzi. È stato veramente facile. Il timer che ogni tanto mi compare in alto a destra. E il timer del. Se apri la porta, t'ammazzo. Aiuto, 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 aiuto. Apri la porta. Non t'avvicinare, ti tiro una lanterna nel becco. Cos'è che succede qua? Oh. Vabbè, mentre questi fanno i cavoli loro, provo a vedere se riesco a sneakare inside the house. Tipo così. Very nice, my girl. Però non ci passo. Ma come? Perché non passo nei posti? Porco demonio. Allora, questa chiave spero sia. Prego. Sì. Bene, 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 bene. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta una sega perché non si apre questo, però. Si è aperto. Sono funzionato. Guarda, sono un tecnico di ascensori. Fantastico. Va bene. Ho fatto tutto sto bordello. Adesso funziona. Parti. Vai di sopra. Non si va un millimetro di passettino in avanti alla volta. Madonna. E cosa devo fare, mo? Oddio. Eccolo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Bravissimo. Ma cos'è? Ma come? Bellissimo. Ma cosa? Sì, vabbè, sono fatto di. Sono un palloncino. Bellissima la propulsione. E dove vado? L'ascensore dovrebbe spingere in alto. Non devo andare io tipo in gravity. Quindi ovviamente mi spinge fino a un certo punto. No, mi sta suonando la sveglia. Cacchio. E proprio adesso il momento. Dai. Stavo facendo le cose giuste. Porco demonio, è bellissimo. Va bene, ce l'ho fatta. Nel senso che mo compro tonnellate di estintori. E andiamo dove devo andare. Credo. Ragazzi, io provo a usare il mio estintore nel mentre. Spero che il video vi sia piaciuto. Concludo qua. È stato un bellissimo video.
secondo me, perché il gioco promette bene. Chissà quando uscirà la versione totale. Quindi io mentre mi schillo nel salire con l'estintore, vi auguro una buona giornata. Lasciate un baffangulato.